Ciao, buonasera a tutti. Sono Michela per chi non mi conosci e diamo proseguimento al Nikon Festival. Sono dei progetti stupendi, avete visto? E continuano ancora fino a stasera, finirà alle 9:30 con inizio di Paola Cavalcanti. I prossimi sono Julia Dominguez, Patrizia Mastro Pietro, Morelli Roberta e Maria Tortorici. E Paolo Cavalcanci, ok? Quindi aspettate, non cambiate, non cambiate canale, che proseguirà con tante tante opere belle. E volevo prima di iniziare vi raccontare un po' del mio progetto, che è sempre basato su chi sta iniziando alle prime armi, che sono contenta che ci sono tante tante persone che ci contattano e stanno dicendo questo, quindi mi fa molto piacere, quindi è specificamente per loro che faccio questi progetti. E mi raccomando, scrivete dei suggerimenti per i prossimi, ok? Per i prossimi tutorial, che il team di Maria Pasquale sta sempre preparando qualcosa di carino per voi, e quindi è bello se aiutateci con gli argomenti per i tutorial. Ok, allora parlerò un po' del mio progetto per San Valentino. Ovviamente dovevo ispirarmi a qualcosa, e perché non su di me? E quindi questi due progetti rappresentano me e il mio marito, che prima del matrimonio, qua si utilizza, non so se tutto il mondo, in Brasile credo di no, però qua in Italia si usa che si fa la serenata, il marito fa, cioè il futuro marito fa la serenata alla promessa sposa, non alla sposa. E nel mio caso ho detto: io non ho voglia, non scherzare, perché a me non piace. C'è un tipo di canzone che almeno si canta qua al su che non mi piace tanto. E quindi avevo detto a lui: non cantare per me quella, cioè non mi piace, non voglio serenata, eccetera, eccetera. E lui ha detto: vabbè, non ti preoccupare, che non farò questo. E puntualmente, ovviamente, non ha fatto niente, cioè non ha fatto niente di quello che avevo detto, e mi ha preparato la sorpresa. Però è stato molto molto carino, già dato la prima dimostrazione che mi amava, perché ha imparato delle canzoni, dichiarazione d'amore per Grazie. te. Ha imparato delle canzoni portoghesi e mi ha cantato queste canzoni. Quindi questo qua rappresenta questo momento. Ovviamente non siamo noi qua, ha un'altra foto, però mi sono ricordata di questo momento. Ho voluto immortalare così lui, che mi ha portato il fiore, che sta qua, il fiorellino, e io nel balcone. Ovviamente dovevo ispirarmi a qualcosa, e quindi questo è il motivo. Adesso, Arrivano i primi saluti, ci siamo. grazie, un bacione a tutti, un bacione grandissimo. Io inizio a lavorare, perché non lo so se stanno nell'orario, già è passato, o possiamo Siamo alle stare un po' 14, più mancano 3 tranquilli. minuti. Sono Ok. arrivati Giuseppe, Un Antonella. bacione a tutti, approfitto e dico: condividete, perché così altre persone possono vedere questa passione che sta crescendo. Cioè, io non mi rendevo conto che era così grande, e sono contenta perché ci contatta gente le persone di tutte le parti del mondo, e quindi siamo contenti per questa iniziativa che tanta gente sta iniziando, e chi già sta, cioè già conosce, eccetera. Quindi siamo contenti per questo. E quindi mi raccomando, guardate tutto il Nikon Fest. Domani ci sta pure un'altra giornata meravigliosa con tanti progetti bellissimi, e spero ovviamente che a voi piaccia tanto. E vi volevo ricordare che il materiale che ho utilizzato sono per il progetto, sono queste due paste qua, Nikon Soft e Nikon tradizionale. Raccomando anche di più la Nikon Soft. Però i pesi che ho dato sono basati su questo misto, perché la Nikon Soft è più leggera, quindi cioè è meglio, diciamo così, per oggetti sospesi. Però fatto con il misto, comunque sta qua tranquillamente, senza, cioè fa il lavoro suo, quindi va benissimo così. Ok, se qualcuno ha qualche domanda, per adesso è tutto tranquillo? Mi Sì, vedete bene? Sentite bene? nessuna.
Letizia Bellini, Riada Fabiola, Bascione Martina Fabiola e Tomasini. Letizia. Letizia adesso dice che ci stanno vedendo pure Matteo e Giulia. Ah, beijo, beijo, meus amores. Un bacetto ai miei figli, meraviglioso. Giulietta mi ha miscato raffreddura. Però va bene. Questi sono i figli. Vabbè, amo, può girare per piacere? Vi saluto, ci sentiamo dopo, perché ho paura che poi non riesco, anche se è semplice, di passare tutto e non voglio dare fastidio all'orario della prossima, che sarà Julia Dominguez, il prossimo progetto, che è di Julia, sì, c'è quello meraviglioso Cupido, Cupido Amor si chiama, bellissimo. Ok? E adesso poi vedete il mio nome o le mie mani. Iniziamo. Va bene così? La ripresa. Allora, per iniziare il progetto, la prima cosa che ho fatto sono stati questi cuoricini qua, ok? Perché bisogna farli asciugare e quindi vi farò vedere come ho fatto. Ho già separato tutto. Prendo solo un pezzettino di pasta e vi faccio vedere, ma qua non ci sta nessun segreto. Allora, la prima cosa si deve lavorare sempre bene la pasta. Un Tata Lavinia, Lorena, bacione grande a tutte, Lavinia, Nicola, Lorena, Giovanni, Elena, Giovanni. Serena, Cake Designer. Sì, ti vediamo bene, Alice. Elena. Sì, Bacione, bacione a tutte. Roberto Grazie per esserci Novelli. qua. Robby, un bacione. Saluti dagli Stati Uniti. Buenos días, Hi, amigos. Buenos good días, dice. afternoon. Ma parla in spagnolo. Buenos Ah, días. allora, buenas Saluti. tardes di qua. Saluto ai Stati Uniti, a tutto il mondo. Allora, la prima cosa che ho fatto è stato cuoricino. Vi faccio vedere. Ovviamente, come ho fatto, ma non c'è nessun segreto. Io ho utilizzato una texture per farlo, ok? Chi è questa? Allora, ho utilizzato questo tagliapasta in acciaio e questa texture che trovate sempre dai Maiara Pasquale, se non mi sbaglio c'è pure da Letizia Bini, se non mi sbaglio, però non so, non ne sono certa perché ho visto chi mi ha detto che un po' di tutto ce li ha Letizia, quindi dico pure il nome di Letizia. E niente, metto un po' di olio, anche se la pasta vedete che sta È firme. arrivato in maiala. Un bacione, Ima. E faccio così: la pasta è firme, faccio così, la stacco. Fa qua il cuoricino, non ho messo tanta forza. E ho preso il tagliapasta, non avremo problemi perché comunque è molto, non è fresca fresca, non si sta attaccando, è bella robusta, quindi non avrò problemi di rhubarb, si chiama in portoghese, cioè esce perfetto praticamente. Quindi faccio due di questi e lascio ad asciugare. Questo qua, si vedete bene, qua ho fatto più spesso, ho fatto più spesso. Questo ho fatto una misura di 3 mm più o meno. Se chi sta iniziando, ci sono dei righelli, righelli di livellamento, per chi sta iniziando ci sono le misure, ok? Quindi se avete difficoltà utilizzate questi. E si fa qua. Si fa il cuoricino e si lascia ad asciugare. Io utilizzo sempre la spugnetta, ok? Per asciugare, per farla asciugare. Dopodiché faccio due, perché sono in due i cuoricini, faccio due. Siamo Poi circa 60 collegati in questo saluto momento. a tutti, grazie, grazie, grazie che sta collegato. Ho preso una cornice, ovviamente come il progetto è per San Valentino, è tutto in rosso, che San Valentino è rosso. Ho preso in rosso e quindi quelle cornici normali, no? E iniziamo a fare, mentre si asciuga, il tronco, caule, come si chiama qua,
Comunque questa parte qua è il tronco dell'albero. Vi farò vedere pure come faccio, come ho fatto questi dettagli qua. Tutti questi dettagli. Si saluta una paralina. Ah, il maiale c'era già, dice, Perfetto. ok. Per il tronco ho preso una misura più o meno di 50 grammi, soft e tradizionale sempre, come è stato basato tutto il progetto. Allora, si lavora sempre bene bene la pasta. Se qualcuno c'è qualche domanda mentre io lavoro, amo un po' dirmi Certo. che io si lavora sempre la pasta. Raccontatemi un po' che avete trovato dei progetti di prima. Catalina è meravigliosa, parla 6 lingue, in tutte le lingue hai fatto il corso. Sì, ti sto salutando adesso. Ciao Giacomo Cata. Zotti che ti saluta. Ciao, ciao. Dice Amelia, a me la pellicola si attacca sempre. Eh sì, sai che cosa si mette? Un po' di olio di bambini o la crema. Ovviamente non si può esagerare. Sì, ho lavorato la pasta e ovviamente farò la forma di un tronco. Decido la robustezza di questo tronco, se io voglio più spesso o meno. Quindi qua più o meno così, vedete? Qua sta un po' grandicello, taglierò un pezzettino. Sono i miei attrezzi. Allora, si vede bene, amore? Ok. Taglio un altro poco. Poi, Michele, per appiccicare nella cornice. Io ho utilizzato semplicemente la cola vinilica, ok? Che io metto qua in questo barattolino. E quindi ho appiattito questa parte qua, no? Schiacciato un poco, passo la cola vinilica. Dicono che si vede bene. Ah, perfetto, e si sente anche bene anche se è raffreddata. Allora, ho utilizzato questa cola qua, la cola vinilica, e poi per fare quegli effetti, ma devo posare la pasta, che la pasta è preziosa, non si può perdere neanche un po'. Per fare questi effetti, che cosa ho fatto? Ho preso questi pennelli di silicone, questi qua, io ho disegnato, ho fatto dei sughetti, come si dice, che tutti gli alberi ce li hanno, no? Quelle specie di buchi, e faccio disegni come se fosse del legno dell'albero, no? Questo Siamo in faccio per 90 tutto. collegati, 88. Ciao a tutti, un beijo pra quem è do Brasil. Grazie, grazie per esserci. Ok, una volta fatto questo, che cosa ho fatto? Ho attaccato anche. Questo si può fare, decidete voi. Vi faccio vedere pure la differenza della sfumatura. Ho visto abbastanza anche con il progetto di Stefania Zeli, come è importante la sfumatura. Allora, questo qua è della stessa pasta, ok? Stesso colore. Però questo c'è la sfumatura, sono i colori, vedete? E questo no. Quindi, questa polverina qua che utilizzo, Chuva de Estrelas, o quello piuttosto che più gispastello, com'è quelli pastelli secchi, piuttosto che non lo so, acquarelli,
È molto importante la sfumatura, ok? Le sfumature danno un'altra vita al progetto. Maiara suggeriva di trovare la pellicola per microonde. Ah, la pellicola per microonde, quella. Ah, perché questa che abbiamo è quella del frigo praticamente, o no? Ah, ok. Poi i cuoricini ce li ho qua già asciutti. Facciamo questa parte di sotto che è il verde, no? Che pure ho utilizzato, sto utilizzando come 30 grammi. Però tutto è relativo, no? Relativo, non vi prendete mai a peso e misure perché. Cioè, uno per allenarsi deve fare pure, è sbagliando che si impara. Se prendiamo sempre i pesi, riproduciamo solo con i pesi, diventiamo schiavi di questo. L'ideale è che non sia così, che impariamo un po' ad occhio. Ci sta che fa da parecchio tempo, non è il caso mio, ma che fa tutto ad occhio, non ha bisogno neanche di bilancio. Questa è la cosa ideale, diciamo così, che non sei schiavizzato. Ok? Quindi, che cosa ho fatto? Ho passato la colla, si lavora la pasta, ovviamente sempre. Passato la colla adesso nel legno. C'è stato qualche problema, Dove? si era bloccato un attimo il video. No, ma ci sono qui. Ah, Arriva la ok. Manuela che ti saluta, Bacione Tiziana Manu. ti saluta, Bacione Tiziana. Lorena che dice gessetti colorati, forse si riferiva alle cose che tu I stavi gessetti usando. colorati, ecco, ho detto gis pastello perché si chiama gis pastello Ok, in portoghese. gessetti colorati. Poi c'è Deborah Munoz Diaz che saluta dal Cile, dice Bacione a grazie per Cile. insegnare queste bellezze. Grazie, grazie a te per esserci. E non cambi canale. Ci Ma sono tanti altri progetti. c'è anche Mario. Bacione Mario. Bacione a tutti. Se avete delle domande o suggerimenti per i prossimi tutorial, me lo dite per piacere. Ok? Allora, per questa parte di sotto, per il terreno, diciamo così, ho fatto semplicemente questo. Ovviamente dobbiamo fare attenzione con la misura che mettiamo il cuore, più o meno metterò così e quindi metterò fino a qua. Ok? Poi con un attrezzo, questo qua, ho fatto questo attrezzo è proprio per fare questo servizio, diciamo. Ho fatto così. In tutta la parte verde, che così simula il verde, la grama, no? La grama, come si dice? L'erba. L'erba, oh mamma, cioè è incredibile, io lo so pure che è erba, ma non esce. Poi con quest'altro pezzetto, ma prendo anche un altro fuoco. Copro un po' di questo albero. Mamma dice che bello questo effetto. Roberta Piace? Noelli dice stupendo. Grazie, Clara con gli Robby. applausi, saluta Bettina. Ciao, Peppina. Amelia chiede, per colorare si possono usare gli acrilici? Sì, anche colori acrilici, sì. Cioè, ad olio, acrilici, però come stesso. Cioè, dovete sempre provare. Perché? Perché dipendendo dalla porcellana fredda che utilizzate, qualcuno è più acqua, cioè qualcuno nella sua formula c'è più acqua, altre meno, quindi ci sta chi piace più a tinta all'olio, però dicono che in qualche pasta si crepa di più, si rompe di più, quindi purtroppo un po' la porcellana fredda, ci sono delle regole. Ovviamente, però dipende sempre dalla porcellana fredda. Io per colorare utilizzo proprio i pigmenti Nikron, che vado sicura, basta un poco del pigmento e colora, ok? Quindi
Io consiglio ovviamente, cioè si può utilizzare di tutto, cioè anche acquarelli, si può prendere questi pastelli secchi, grattare e colorare, no? Mischia e si colora. Si può utilizzare le stesse queste polverine qua e mettere all'interno e mischiare e va bene, però dipende di come uno si trova, con la pasta che si trova. Io utilizzo la Nicron, utilizzo questo pigmento Nicron. Ci sono, ovviamente non ce li ho tutti i pigmenti Nicron che sono vari. Quel colore che non ce li ho, o utilizzo i pastelli o utilizzo proprio la polverina, ok? E quindi vado a nascondere anche questa mia base qua. Ok? Faccio la stessa identica cosa. La stessa identica cosa in tutto. Poi io approfitto e incollo già questa parte qua. Per incollare, come questo qua è asciutto e deve incollare nel legno, asciutto, asciugato, deve incollare nel legno, ce li ho una colla Ti saluta Attac. Paola Cavalcanti, Ciao Paola, benvenuta. bacione, chi più? Adele Maria Fanchin, e Folletti Incantati, dicono si asciuga più velocemente con gli acrilici, cioè si secca troppo. Quindi un po' ovviamente si deve provare perché non lo so la pasta che utilizza anche la porcellana perché le marche sono diverse appunto perché la composizione è sempre fatta con gli stessi ingredienti, però la formula è diversificata, no? E quindi dipendendo dalla formula come è fatta, uno può trovarsi meglio con uno che piuttosto che con un altro. Sono Ok? 152 collegati. Un bacione a tutti, grazie, Luciano dice buongiorno, grazie. amica. Buongia Lu, a mia amica. E ho attaccato qua il cuoricino. Poi ho fatto già anteriormente con questo, sempre di pasticceria, no? Con questo estrusore qua, ho fatto dei cuoricini che già sono asciutti, perché nella mia testa ho pensato il frutto, come se fosse la mela, il frutto dell'amore, che è rosso, però caduti qua ho riempito di cuoricini, come se fosse le mele, diciamo, il frutto caduto. Qua non bisogna neanche di colla perché la pasta è fresca. Se volete mettere, che per essere più sicuri, 164 dice Folletti Incantati, sì, condividete, 164. E che condividete. cambiano continuamente. Un bacione grande a tutti. Grazie, grazie, Saluti dalla Costa Rica. Bel lavoro, dice Vittoria Mora. grazie. Grazie Vittoria. Saluti Costa Rica, un Costa bacione. Rica è spagnolo, era fatto Vasos, da. no, be besos, Sì. besos, besos Costa Rica. Allora, dopodiché andiamo a fare le foglie. Ok, qua siamo a parte di sotto, abbiamo fatto. Facciamo le foglie. Io ho utilizzato, chi mi accompagna lo sa, che io sono strapazza di Mouzz. Io amo Mouzz, sono proprio una malata. Che questi qua sono di Alessandra Caudira e che vende l'unico fornitore in Europa è Maiara Pasquale. Maiara Pasquale è l'unico fornitore di Alessandra Caudera e trovate sempre in modo là. Questo è un kit che vengono, se non mi sbaglio, 5 pezzi e quindi c'è uno dei pezzi, ci sono delle foglioline di tutte le misure. Ok? Io ho anticipato sempre con la paura di fare. Però vi faccio vedere che devo fare anche dei gialli, già ho fatto qualcuno. E vi farò vedere ovviamente senza i molds. Prenderò qua uno, prenderò colore giallo, sempre se riesco a togliere qua di là. Ok, allora, il giallo qua ho utilizzato
il pigmento nigro Amarillo Sol. Ho messo poco, poco, poco e è venuto questo colore delicato, delicato. Ovviamente quando si colora la porcellana fredda si deve fare sempre attenzione con la quantità di pigmento che mettete. Ok, il pigmento è molto concentrato e quindi basta poco poco e già aggiunge un bel colore. Quindi ovviamente dipende anche dal colore che volete, se è più forte piuttosto che più chiaro. Allora, ho lavorato la pasta, io parto tutto con una pallina, ok? Poi ammorbidisco i lati, cerco di, con questo lato della mano, del palmo della mano, faccio questo, forse così, faccio questo movimento qua, le punte, per le punte. Luciana dice, questi pezzi sono ottimi, vero amica? Sono Sì, super funzionali. io amo proprio. Guardate solo un pochettino, guarda che faccina. Questo qua è un mozzo di Maria Pasquale che sono innamorata. Prossimamente uscirà un tutorial. No, non ho resistito, Ima. E devo fare un coniglietto con questo. Allora. La Norma dice, voglio provare questi pigmenti della Nikon. Sì, sono fantastici. Sicuramente basta poco, poco che dura una vita. Allora, ho fatto la pallina. Ho affinato le punte. Schiaccio. E quindi viene così, ok? Poi con un attrezzo che io chiamo cravatta, segno la metà e poi faccio le altre rughette. Ti adoro dire questo che tu sia il maiale. Chi? Il maiale ti adoro dire. Sa, hai visto quanto è bello? E io di più. Hai visto quanto è bello, Ivo? Sono innamorata, ma è perché somiglia al viso di mia figlia, o mozzo di Maiara, che è grassottella, grassottella. Allora, questo qua è venuto un foglio, spero che. Oh, è proprio quasi identico, però ho fatto questa mano per farvi vedere. Ovviamente, quando io dico che sono amante dei mozz, io sono. Cioè, chi lavora con produzione, cioè, secondo me è essenziale. Perché esce una cosa padronizzata, la stessa misura, economisi nella pasta e tutto. E il tempo che utilizzo per fare con i molds è un altro, non ci sta nulla da fare. Faccio più o meno la forma, faccio così ed è uscito. Io amo, sono mamma e quindi, cioè di due piccoli, quindi già questo mi aiuta parecchio. E è uscito, vedete quanto è veloce. È molto veloce, perciò utilizzo i mods. Però ovviamente uno deve sempre investire nei corsi, allenarsi sempre, non mollare mai, fare tutto a mano, che rilassare sta in questo. Cioè io mi rilasso facendo a mano la porcellana fredda, no? E quindi questo è. Allora, ho fatto qua, vediamo se ci basta questa quantità di fiori di foglie. Che cosa ho fatto? Allora, ho preso, dove sta la mia colla? Mi sono persa? La colla non la trovo più. Ah, no, sta qua. Allora, prendo e vado a. Roberta Maria dice, tua figlia è bellissima. Norma dice, ma è meraviglioso, voglio provare anche queste. Sì, no, ma cioè. Sugar in Mayence dice che è meraviglioso il mod, è facile e velocizza il lavoro. Sì, ma è la verità, cioè non ci sta nulla da fare. A parte che pure non tutti i mods, attenzione, a me piacciono i mods e tutto, ma mi deve piacere il modeling, ovviamente, no? Quello che consiglio per chi utilizza mods è guardare sempre le forme, perché in Brasile praticamente ci sta mods per tutto, cioè del coniglietto già pronto, però questi mi piacciono di meno perché
Mi piacciono più i mods che anche con una faccina posso fare tante cose diverse, dipendendo ovviamente sempre dalla creatività. Guardate sempre le forme e così non è che ha bisogno di 300.000 mods diversi. Che sto facendo? Io sto solo attaccando qua per dare un volume, no? Allora, prendo quest'altro cuore, approfitto, prendo l'altro cuoricino che già asciugato, metto sempre la colla, poi questo ho fatto fino fino, poi appoggio dove voglio, per esempio questo qua metto un po' più in su perché voglio dare volume qua sotto e vado a riempire. Credo che con questa quantità qua già riesco a riempire. Che ne dite ragazzi? Che dicono, amore? State annoiando? Guarda che adesso. Dicono che è bello, ti saluto Daniela di 7, Eh? ciao! Bacione, Dani, un bacione. Bacione grandissimo. Le mie amiche, che da parecchio tempo non ci vediamo. Allora. Io ho fatto questo effetto qua, il cuoricino, con questo, come se fosse il frutto, no? A forma di cuore. Quindi come ho fatto Ah, questo? vedi, dicono che non ci si annoia mai, dicono, non ci si annoia mai. Meno male. È Allora, bello seguirti, dicevamo. grazie. Che cosa ho fatto? Ho preso Dicono, questo. bella idea la colla con il pennello. Eh sì, questa non è mia, è di Xiaomi Fantuccia, prima volta che ho visto, non lo so neanche se è sua, però comunque l'ho visto da lei, quindi mi è piaciuto tanto che se no devo fare, perché si risparmia, si mette poca cosa, poca quantità. Allora, questi filo di alluminio qua, di ferro, cioè è molto. Di alluminio è molto fino fino e malleabile, quindi ho preso questo e ho perforato il foglio, perforato il foglio, ho fatto così. Ah, forse conviene più che prendo, Dicono la pasta Nigro è stupenda. è la verità. Faccio vedere così, Poi c'è vedi? Amalia che dice no, se vuoi anche stanotte io lavoro in ospedale così mi tieni in compagnia. Ah, che bello! Ci sta, fino all'ultima è Paolo Cavalcanti. Se ci sei all'ospedale fino alle 9:30, sicuramente ti faremo compagnia. Allora, ho fatto qua, ho infilato e poi giro. Ovviamente ho fatto grandicello qua, non bisogna fare questo tanto grande. Giro e taglio. Questo si taglia pure con la forbicetta. Quindi lascio qua. Attaccato, che dopo attacco il cuoricino, ok? Quindi faccio questo, faccio vedere solo uno, faccio vedere gli altri. Adesso passiamo agli uccellini, faccio vedere anche il cuoricino come ho fatto. Veronica Allora, ti saluta, Veronica Chagas. oive, un bacione al Be, che ha fatto bebè suo, ha fatto compleanno ieri, un bacione grande. Ciao B, bacio B, beijão B, cosa di parlare, solo italiano. Allora, per il cuore si può utilizzare questo strusore qua, questo tagliapasta, insomma. Come si può fare a mano? La stessa procedura, faccio la pallina, dopo uno dei lati a filo. E poi con un attrezzo cerco più o meno il mezzo e vado ad ammorbidire questo segno. Si dice che sei bravissima. Grazie. E qua esce un cuoricino, vedete? Ha un cuoricino country, tipo country. E vado ad infilare qua dentro così. Ok? Se ci sta del tempo faccio
faccio gli altri, come ho paura di non farcela in tempo, passiamo agli uccellini. Mezz'ora. Mezz'ora, vedo che dà solo per gli uccellini. Allora, per grazie. Per gli uccellini ho utilizzato 25 grammi ciascuno. Loro hanno una forma diversa l'uno dell'altro. La femminuccia ho fatto di una forma, il maschietto ho fatto di un'altra, ovviamente. Anche se sono tutte e due cicciottelli. Allora, il maschietto, faremo il maschietto adesso. Si lavora sempre bene la pasta. Se avete qualche dubbio che non rispondo adesso, potete lasciare nei commenti e dopo sicuramente rispondo. Boa tarde, Don Portugal. Buon tarde, Portogallo. Obrigada pela sua aula. Grazie, grazie a te per esserci. Tudo é Obrigado a machado. você por estar aqui. Tudo é machado, Domingues. Allora, che cosa ho fatto con l'uccellino? Ho fatto una specie di pallina, si deve togliere tutti i segni, ok? Dopodiché ho fatto come se fosse una goccia, una goccina, ok? Questa goccina così, credo che si vede bene. Poi ho solo alzato questa goccina, la puntina. L'ho alzata e schiacciata un poco perché ho bisogno della parte piatta qua, però non schiaccio tanto perché questo uccellino qua io ho fatto grassottello, no? E quindi preso l'attrezzo e faccio il dettaglio della codina. Così si lavora sempre un poco, si ammorbidisce. I segni. Poi, Buenas tardes a Spagna, da Madrid, Spagna. Yolanda Ambrona. buenas tardes. Ciao Spagna. Buenas tardes Spagna. Poi, questo è il corpo dell'uccellino maschio. Semplice così. Allora, poi prendo un pezzettino di pasta, questo è impossibile da pesare, ok? Quindi è meno di mezzo grammo. Lavoro, anche se è un pezzettino piccolo, faccio, è specie di un triangolo, no? Una lacrima, faccio la lacrimetta, poi con l'attrezzo lo segno, il beccuccio. Sta qua ho beccuccio segnato. Ops. Poi vengo con la mia colla, un poco di colla e appiccico qua vicino. Ok? Poi per le alette. Per le alette ho preso, fammi vedere quanto grammo. Lorena dice siamo in due, Siamo? siamo in due, penso che si riferisse a quello che stavi dicendo prima. Ah, ok. Qua dice Roberta Poli, dice un lavoro Grazie, stupendo, tutto Robby. ciccione, la tua cosa ciccione. Sì. Anch'io, è bello. E poi c'è Valeria che chiede quando fai un supereroe? Ah, sì. Sì, posso fare qualche giorno, se mi libero un poco, senz'altro farò. Allora, per le alette ho preso 3 grammi, ok? 3 grammi ciascuno l'aletta. Ho fatto sempre la lacrimuccia e schiaccio un poco. Ho voluto dare tutto come forma di cuore, quindi ho fatto il segno come se fosse un cuoricino. Si può fare così e così e così e qua ci sta un'altra aletta.
Ricordando che lui, la idea iniziale era che lui nascondeva il fiorellino, però era così piccolino fiorellino che, vi faccio vedere qua, era così piccolino che ho messo davanti, ok? E lui sta nascondendo sotto, nascondendo tra virgolette, sotto il braccio, sotto l'aletta. Quindi farò così, una qua, l'altra qua. Dopo devo fare lei e io ti amo. L'altra aletta è la stessa cosa, fa la goccina e schiaccia. Più o meno la stessa misura, mi raccomando, per una non uscire più grande, maggiore e l'altra più piccola. Alzo sempre un pochettino così, faccio i segni. Ah, mi sa che due parlavano dei ciccioni, ecco perché mi Dei sono sentito. ciccioni. Adesso arriva un'altra persona, ci siamo in tre. Siamo in tre. E sta qua Adesso quasi però. quasi finito. Per i piedini, perché ci sta pure un piedino, ho fatto come tutto insieme, tutto sta tutto insieme qua. Non ho fatto separato, vedi? Vedete? Che cosa ho fatto? Ho allungato qua. Io ho fatto solo il segno 1, 2 e 3, e 1 e 2 e 3. Questo ho fatto. E attaccato qua sotto. Questo qua è uscito troppo grande, però si attacca qua sotto. E poi mettiamo la colla, questo diminuisco un poco. Prossima è Julia Dominguez. Julia ha fatto un bello Cupido. E poi ci sta Roby. No, Patrizia Mastro Pietro con una coppia di cagnolini della mongolfiera, troppo belle pure. Sta Roberta che ha fatto un Cupido meraviglioso pure, tipo un album di legno. Pieno di texture a cuoricino, molto bello. Io Cupido. Maria Tortorici con chi piace Gorgeous, quelle bamboline meravigliose che a tutti piacciono. E poi per ultimo Cupido Sex di Paola Cavalcanci. Meraviglioso. Tutti progetti stupendi davvero. Sono molto contenta di fare parte di questo team. C'è Miriam che saluta dal Messico. Ciao Miriam, E poi hola Miriam. c'è Valeria che dice che sei molto brava e spieghi bene. Grazie per il ricordo. Grazie, grazie, grazie a voi, davvero. Allora faremo la uccellina che ho fatto un po' diversamente dell'uccellino. Quanto tempo c'è, amo? Ho paura di... No, manca 25 minuti, 20. Ok, allora penso che Più di ci 20 sarà. minuti. Allora, per la uccellina ho fatto la pallina, sempre parto della pala, ovviamente con senza imperfezione perché non può avere, no? Poi ho fatto sempre la gocciolina a lei, però quest'altra estremità ho premuto. Un po' così, vedete, come se fosse per cacciare il viso. Ho fatto così. Schiaccia. Ah, Valeria Lotta chiede come faccio a mandarti una foto di una bambolina fatta grazie al tuo video? Può mandare su Micart, su Michele Bezzerra. E mi taghi. No, o mi tagga per un messaggio anche, no? Sì. Maria Grazia Matarazzo dice sei bravissima. Grazie, grazie di cuore, grazie a voi. Allora, la uccellina è un po' più diversa. Ho fatto come una faccina a lei, cioè più staccata. Qua è tutta una goccia, a lei ci sta pure una faccina.
si è staccato un po' qua. Poi prendo le alette, che sono sempre la stessa grammatura, 3 grammi le alette ciascuno. L'unica, la procedura è uguale a quella del maschietto adesso. L'unica cosa che era diversa era questa faccina qua che è un po' tonda, poi viene un corpicino e viene la coda. Ok? Che ho fatto sempre i segni. Bello pochettino di segno. A lei ho utilizzato anche questo attrezzo per la che facciamo la bocca. Ho fatto dei segni così a lei, in tutta lei. Lei è un po' più diversa, ok? E la procedura è la stessa, la aletta è come del Saluta maschietto. Laura. Laura? Sì, Laura Faragalli. Ciao Laura. Tiziana Finocchiaro, poi Tiziana Finocchiaro che dice grazie alla grande maestra Maiara che ha scelto le migliori. Ah, quanto è bella. Grazie, grazie a te, grazie a voi che ci seguite sempre. Altri saluti dal Messico. Hola Messico, ciao ciao. Allora, le alette non c'è segreto, è sempre come ho fatto a quella del maschietto. Però lei, se vogliamo fare più grassottella, più piccoline, perché le femminucce sono più delicate, no? E attacchiamo. Si attacca con la colla. Anche questa. Corro un po' di più perché ho paura di non farcela con l'orario. Dice bravissima Paola Infortuna, dice di cosa si tratta? Già iniziato così da un po'. Poi per lei ho fatto, sempre utilizzando i mozzi di Alessandra Caldera, ho fatto questo fiorellino meraviglioso e l'ho messo in testa. Allora, per gli occhi, qua devo fare un beccuccio a lei, beccuccio pure come ha fatto Don Maschietto, solo che il suo è più grandicello perché le femmine parlano parecchio, quindi ho fatto un beccuccio più grandicello per lei. È la stessa procedura. L'unica cosa che è diversa è proprio la uccellina che ho cacciato un po' di viso. Quindi sta qua lei. Per gli occhi, io ho preso una tinta color nero. Io solo che ho messo un po' troppo qua. Ho preso la tinta nera, ok? E un poco poco con acqua, si deve mischiare con acqua. Io ho fatto gli occhietti chiusi, cioè lei come si sta tutta contenta, così, vedete? Vedete, così. Ah, lei tutta contenta. E lui anche, l'occhietto suo così. Se non avete un pennello così punta fina o state iniziando adesso, cioè potete prendere anche matita di trucco. Questa qua è acquarello, un'acquarella da Giotti. Quindi che è più facile, se si sbaglia è più facile di aggiustare, ok? Quindi questo qua. Io ho fatto la cartola sua perché è un maschietto. Andate qua. La cartola sua. Un po' vado adesso la giusa, ma che c'è, amo? Sto cercando di capire che cos'era la cartola. Ah, Perché... cartola o Ah, cappellino, cappello, come si chiama? Cappellino ok. d'inglese? Cappello. Cappellino Bombetta, inglese, bombetta. bombetta, bombetta, scusate, ma... Allora, come ho fatto questo cappellino? Semplicemente schiacciato, ok? E poi con un altro pezzettino, ho fatto come un cubetto. Sono con le mani sporche di nero.
si schiaccia, fa come se fosse così, schiacciato con la punta e attacco qua. Faccio così, è uscita la cartolina. La cartolina, il cappellino. Io attaccato qua. Così. Allora, per incollare, non ho messo la colla, una colla buona qua, questa Attac. Per i nomi. Stefania Zelli dice: ciao amica, sei fantastica. Paola Ciao Stefania. dice: bravissima come sempre. Grazie, grazie, grazie ragazze. Siete meravigliose voi Letizia Bellini anche. dice: Bellini dice, tra un dolcetto e l'altro ti sto guardando seduta al ristorante. Ah, brava. Che dolce ti stai mangiando? Io per dolce esco pazza. Allora, qua ovviamente si deve attaccare, lasciare asciugare. Io devo riempire ancora, ok? Perché questo qua ha bisogno di più frutti e ho fatto qua un poco, vedete? Però ho paura di non farcela con l'orario. Vi faccio vedere. Come dell'altra volta per la bambolina, ho utilizzato questo mod qua di nome. Credo che prossimamente farà in maniera Pasquale avrà anche, se non c'è Maria Tortorici, se non mi sbaglio, anche lei ha nel suo negozio online ci sono dei mod di silicone con le forma dell'alfabeto. Questo qua ho preso in Brasile, Sabrina Rodrigues, questo qua è di Sabrina. Quindi utilizzando i mozzi di silicone, altrimenti se avete tagliapasta, utilizzate tagliapasta, io ho fatto il ti amo, che adesso vado ad incollare. Michele, ma sta utilizzando la colla Attac? Sì, perché già è asciutto, completamente asciutto. Dobbiamo sempre solo fare attenzione perché spesso e volentieri attacco le mie dita e non attacco quello che voglio. Quindi basta un goccino. Ho preso un'altra colla che devo provare ancora Yolanda chiede prossimamente. per favore che colla istantanea usi. Che Questa qua pure è venuta del Brasile, cioè colla? A2. Non è Vinavil, vero? Perché No, allora colletta. quando è fresco va bene il Vinavil, va bene la Vinavil. Ok, se, per esempio nel tronco qua la porcellana era fresca e quindi ho attaccato solo con Vinavil. Nel caso di queste letterine che già sono asciutte e non è nella porcellana che devo attaccare al legno, ho bisogno di Attac, altrimenti ci sta questa che devo provare, che c'è pure da Ima, Isovil, che è per legno, per un sacco di altri materiali, però devo ancora provare, non ho aperto ancora il barattolo. Ok, prossimamente vi posso far vedere come. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ok, e quindi ho fatto ti amo qua. Per le sfumature, mo faccio vedere le sfumature come ho fatto. Ovviamente, se quello che voglio è sfumare, io utilizzo, faccio questo da asciutto o quello gispastello che avete trovato anche nel tutorial di Stefania. Io ce li ho pure qua. Questi gessetti. Ho utilizzato questi gessetti qua. Ok, però io grattugio, cioè io grattugio un poco. Come un po' certe volte mi scoccia, preferisco questi che già sono in polverina. Io utilizzo questo qua, Suavegestrellas, che mi trovo molto bene. Ok, quindi prendo il pennello e vado ad sfumare dove voglio. Ok, quindi scelgo un colore. Questo è comodo perché viene a colonna. C'è una quantità che comunque anche se è poca, cioè ha voglia di usare, libera un po' di spazio qua. Allora, voglio fare le alette, per esempio, utilizzo questo colore qua, questo marrone.
Cioè si deve sempre un po' provare, oppure nel legno, posso utilizzare qua nel legno, vedete come faccio. Qua è solo per Sì, sono sei sfumare. gelsetti, sono Faber-Castell. Aspetta un attimo solo dove ho messo. Questo qua non sono questa marca qua. No, no, non è Faber-Castell, è un'altra marca. Guardate, non so se riuscite a vedere la differenza. Ovviamente qua si deve ancora asciugare perché è fresca, però già è così, dà un'altra vita. E per la sfumatura, ovviamente si deve sempre saper sfumare, non è che mettiamo la polverina così. Dove vogliamo più luce, mettiamo un colore più chiaro. Dove vogliamo la profondità, per esempio in questi buchi qua che ho fatto. L'ideale è che sia un colore più scuro ancora, quindi utilizzo ancora un colore ancora più scuro e faccio così, mo vi faccio vedere perché credo che non potrò far vedere più di questo. Abbiamo 10 minuti. Allora, che faccio? Questo colore più scuro, no? Io bagno un po' con la mia mano. Donatella ti saluta. Bacione Donatella, adesso sono tutte sporche del colore nero. Ho bagnato la mia mano, prendo una quantità di polvere, che ho preso pure parecchie, vedete come rende. Prendo qua e vado perché io voglio profondità, no? Voglio più profondità e quindi dove è più scuro. Vado a mettere, cioè dove c'è il calco praticamente, vado a mettere. Cioè da un altro effetto. Così posso fare anche con i cuoricini, con questa parte qua. Vi faccio vedere con questo che già ho fatto. Vedete questi effetti qua, tutto con colore del legno, vedi? Vedete? Non so se riesce a vedere bene nella immagine. Il colore qua più scuro. Sì, Ok, noto perfetto. Ok. un po'. Speriamo che si riesca a vedere bene. Quindi ho bagnato la mia mano con un pennello. Ho preso un po' di colore, posso pure non esagerare, che poi ho esagerato un poco, e passo dove voglio la profondità. Ok? E quindi niente. Ciao Donatella, Ciao saluta pure a me Donatella. Donatella, ciao. Ciao Donatella, mo può girare per piacere, che se no non ho più Tranquillo. domande, che poi continuo con i fiorellini qua, con... È successo, è rotto qualcosa. No, Allora ragazzi, parte la sfumatura che non ho fatto vedere tutte, però abbiamo avuto un'aula abbastanza abrangente, diciamo così, da Stefania Zelling anche. Ho fatto questo fiorellino più grandicello che devo incollare qua, attaccare qua. Pure abbiamo avuto due aule meravigliose, anche Catalina ha fatto vedere un bel fiore rosso. E niente, spero che a voi sia piaciuto. Vi invito a visitare le nostre pagine, ad accompagnarci perché sempre stiamo cercando dei nuovi tutorial. Una volta alla settimana dopo il Nikron Fest, oggi e domani siamo concentrati al Nikron Fest, però dopo riprendiamo con Creative Lab. Ogni settimana ha un tutorial gratuito di una maestra, quindi invito a voi a partecipare di tutto che noi proponiamo, ovviamente se vi fa piacere. E niente, siamo qui pure per chiedere a voi, specialmente io perché sto facendo dei tutorial anche altre...
altre, se non mi sbaglio, Maria Tortorici, sta preparando dei materiali, vogliamo preparare dei materiali che sia interessante anche per chi sta iniziando con la porcellana fredda, perché è interessante non solo, diciamo così, la mano in pasta è importantissima, però tante altre cose dobbiamo pure saper imparare, delle sfumature, dell'attrezzo che si utilizza, della colla che si utilizza, cioè insomma c'è una vasta cosa una vasta situazione, cioè varie forme di imparare anche meglio. Quando si impara sapendo già un po' di teorie di come si utilizzare, eccetera, eccetera, sicuramente è più facile il cammino. Ok, vi ringrazio di cuore per chi è stato con me dall'inizio alla fine, anche per chi è venuto e passato e mi ha salutato. Vi ringrazio tantissimo, un bacione grandissimo e non perdete che la prossima è Julia Dominguez. Un bacione a tutti, ciao ciao!